Bentornati a Fammi Capì, salutiamo le persone e iniziamo subito. Si parla oggi di criptovalute o valute nascoste o moneta digitale e ne parliamo perché l'anno 2020 ha visto una forte crescita dell'utilizzo delle stesse con una quadruplicazione del valore ad esempio del Bitcoin che anche nel 2021 è in forte crescita come valore. Come funziona? Beh, è una moneta digitale, quindi lo scambio per l'acquisto di beni o di servizi può avvenire solo tra soggetti consenzienti, tutto in maniera virtuale e serve sia una chiave d'accesso che un codice informatico che elabora e ritrascrive tutte le varie operazioni. Si parla addirittura di un portafoglio digitale, wallet, e lo scambio di beni e servizi tra soggetti che sono d'accordo è peer-to-peer. Ci interessa molto perché in Italia non c'è una regolamentazione specifica e alle criptovalute si applica una normativa addirittura antecedente all'euro. Molto spesso si ci pone il problema poi della tassazione, perché in Italia non viene considerata come un asset finanziario e quindi tutti gli scambi non vedono la tassazione della plusvalenza, quindi della differenza tra quando acquisto e quando poi vendo a un prezzo più alto, non vedono la tassazione a meno che l'operazione non sia superiore a 51.600 euro, quindi ai vecchi 100 milioni di euro, e non siano detenuti Bitcoin per 7 giorni. Ma sentiamo Anna. Ultimamente si sente spesso parlare delle cosiddette criptovalute. Le criptovalute è semplicemente moneta digitale, moneta dematerializzata che può essere liberamente venduta o acquistata online o utilizzata per transazioni online. La prima e la più famosa e la prima creata nel tempo è la Bitcoin. Il problema principale delle criptovalute è che non ricevono alcuna regolamentazione di salvaguardia, cioè non c'è alcuna normativa regolamentare che vada a salvaguardare l'utente finale, non c'è alcuna forma di controllo o alcuna forma sanzionatoria su questo tipo di utilizzo e quindi è un settore che sfugge completamente a qualsiasi tipo di regolamentazione bancaria e non. Questa assenza di regolamentazione preoccupa diverse associazioni di consumatori, tra cui la Federconsumatori. La Federconsumatori ha ricominciato a parlare di criptovalute all'esito di una comunicazione della Consob. La nostra autorità garante per i servizi bancari e di investimento ha tenuto a precisare che la piattaforma Binance.com, che tratta anche criptovalute, non è autorizzata in Italia a servizi di investimento. Perché questa precisazione? Perché sul sito Binance.com erano apparsi offerte di servizio di investimento e di trading online con istruzioni in italiano. Consob invece non si è pronunciata sulla moneta digitale, che come ho detto sfugge a qualsiasi tipo di regolamentazione. E le associazioni consumatori, tra cui Federconsumatori, quindi auspica che anche questo vuoto normativo anche a livello europeo venga colmato e che diciamo l'ambito della moneta dematerializzata e delle criptovalute venga regolamentato, perché ad oggi non c'è alcuna regola, sorveglianza o intento sanzionatorio in caso di condotte scorrette verso il consumatore. Avete visto dalle immagini come le criptovalute attraggano l'attenzione anche di importanti colossi, sia Amazon, che ha recentemente affermato di voler guardare anche a queste nuove forme di finanziamento e di investimento altamente speculative, e Tesla, che si dice disponibile a rivalutare la possibilità di far acquistare la propria vettura tramite Bitcoin nel caso in cui ci sia un rispetto delle energie rinnovabili. Perché qual è uno dei grandi problemi delle criptovalute? Beh,
servono per la loro creazione e per l'utilizzo di questi server che sono molto potenti tantissima energia, e quindi questa attività di mining, che è l'estrazione delle criptovalute, fa sì che abbia un consumo elevatissimo di energia. Ed ecco perché Tesla dice: ma se ci fosse la possibilità di una forma di utilizzo di energie rinnovabili, saremmo reinteressati a tale criptovaluta. Sono monete altamente volatili, quindi è vero che c'è una grande possibilità di guadagno, ma così anche di perdita. Non sono regolamentate da una normativa governativa, ma solo dall'ente emittente, e da qua, l'avete visto nelle immagini, le possibilità e il rischio di grandi truffe. Quali sono i rischi principali? Beh, tanto facciamo il caso dove non ci sia un'attività criminale. Beh, la società emittente può fallire, può avere delle perdite, e quindi il soggetto che ha investito in criptovalute può perdere ovviamente i suoi risparmi. È per quello che anche il mondo della finanza guarda con diffidenza il mondo delle criptovalute, anche perché gli toglie una fetta di mercato, proprio per l'assenza di una regolamentazione in tantissimi stati. Vi ricordo che non è una vera e propria moneta per quasi tutto il pianeta. Ulteriore problematica invece sono quando vi sono proprio delle truffe, delle frodi basate sulla criptovaluta. Avete visto nelle immagini una frode per oltre 30 milioni di euro, dove poi ogni soggetto cerca di addebitare la responsabilità a un soggetto diverso. Beh sì, ma tanto le persone hanno perso i propri risparmi e non c'è la possibilità di avere un supporto dallo Stato nel caso in cui avvenga quello. Una segnalazione poi di una truffa di questa entità su internet, sapete bene che è anche difficile poi risalire a queste società. E ovviamente si parla di cybercrime, quindi di tutta quell'attività criminale che viene fatta in etere, in internet, che è difficilmente anche, vi è molto difficoltà a risalire poi ai soggetti che l'hanno creata. E dopo questo argomento si cambia e parliamo di un'altra bella multa che ha erogato il garante. Sentiamo André. L'antitrust ha multato nuovamente la società Safe Continent Factory SRL con una multa di 3 milioni di euro per inottemperanza alla propria delibera di agosto 2020. Ricordiamo che tale società è una piattaforma online per la vendita di buoni spesa riguardanti soprattutto il settore primario, come ad esempio i carburanti e i supermercati. Tale società era già stata sanzionata due volte da parte dell'antitrust, la prima con una sanzione di 4 milioni di euro e la seconda a gennaio con una multa di 1 milione di euro per violazione del provvedimento cautelare della stessa autorità. Infatti l'antitrust aveva accertato un comportamento scorretto commerciale da parte della stessa società, in quanto la stessa non solo agiva con modalità ingannevole per far sì che gli stessi utenti aderissero alla community della piattaforma, ma successivamente bloccava gli account dei consumatori che quindi non potevano usufruirne, nonché impediva il rilascio e la fruizione delle stesse shopping card. E per finire negava successivamente il rimborso a tutti quei consumatori che ne avevano diritto. Dopo la prima sanzione subita dalla società, il signor Politi, fondatore della Safe Continent, dichiarava che tale comportamento era dovuto a una stessa frode milionaria subita dalla stessa società a causa del comportamento degli stessi consumatori, degli stessi utenti, che convertivano le shopping card in Mastercard anonime e prepagate. Tuttavia lo stesso Politi confermava che avrebbe rimborsato tutte le somme versate da parte degli utenti. Tuttavia, appunto, l'antitrust con quest'ultima sanzione
ha constatato non solo il mancato rimborso di tutte quelle somme dovute agli stessi utenti della società della piattaforma online, ma bensì ha accertato anche il fatto che la stessa società abbia continuato in questa pratica commerciale scorretta, arrivata perfino a obbligare gli stessi utenti a versare nuovamente le somme sulla stessa piattaforma al fine di non perdere i crediti già acquistati. Si spera che dopo quest'ultima sanzione la stessa appunto società provveda al rimborso di tutte le somme dovute agli stessi consumatori. Abbiamo visto una multa importante, abbiamo visto le immagini che ci dicono che il legale rappresentante già dal mese di ottobre 2020 diceva che avrebbe risarcito tutti i soggetti e che erano stati loro a loro volta truffati. E per non sapere né leggere né scrivere, ho controllato anche il sito che è ancora attivo, però fate attenzione. In questo caso qua gli sconti erano veramente importanti, ma poi tutta l'attività truffaldina non permetteva alle persone di riuscire a utilizzarli, a fare acquisti e li costringeva mensilmente ad andare avanti nel versare altre somme su queste carte prepagate. Fate attenzione e mi raccomando, segnalate sempre. Evidentemente sapete già che le grandi società, quando ricevono queste multe, fanno sempre ricorso al TAR e quindi aspetteremo anche la decisione del TAR sull'erogazione della multa. E ora concludiamo il nostro incontro insieme con una frase di Martin Luther King. Sarebbe proprio bello fare piccole cose in maniera meravigliosa. Arrivederci. Se non posso fare grandi cose, posso fare cose piccine in tenera maniera fantastica. Se non posso fare grandi cose, posso fare piccole cose in modo fantastico.